Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati anche oggi per il nostro consueto appuntamento. Parleremo di tantissimi argomenti anche un po' più seri. Oggi, devo dire la verità, ci sarà una strana alternanza tra il serio e il faceto, per così dire, ma ci divertiremo come sempre, anche perché gli argomenti più leggeri ovviamente non mancano e non mancheranno, non vi preoccupate. Prima di iniziare, ovviamente al mio fianco c'è Elvira Vigliano. Ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, cara Elvira. Ci sono stati commenti dopo la puntata di ieri dove abbiamo espresso tutto il nostro disappunto alle Beh, dinamiche maschili. ovviamente sì, non sono mancate, Non soprattutto avevo sui dubbi. social, però devo dire che per la maggiore gli uomini erano un pochino d'accordo con le dinamiche che abbiamo presentato. Fatto sta che, insomma, parliamo male sia degli uomini che delle donne, quindi c'è un equilibrio. C'è meritocrazia, come sempre, diciamo sempre la verità, non mentiamo assolutamente. Iniziamo con il nostro primo argomento, l'abbiamo detto, un argomento un po' più serio. Ci sarà questa alternanza oggi di argomenti e di intenzioni. Ebbene sì, perché il mondo della musica inglese è un po' reticente sugli effetti dei vaccini. Sì. C'è un po' di preoccupazione generale, anche perché ovviamente stiamo parlando anche di persone adulte, in molti casi anche con un po' di patologie pregresse, e che quindi vivono male anche un po' la sintomatologia appunto dei vaccini che ben conosciamo. E questo è il caso di uno dei più grandi chitarristi e cantanti internazionali, Eric Clapton, che appunto tramite una lettera che ha inviato ad un suo amico e poi pubblicata sui vari social, perché ormai lo sai, si usa così, appunto parlato delle sue problematiche dopo le varie dosi di vaccino. Anche perché c'è da dire, lui soffre di una malattia, la neuropatia periferica, quindi ha già problemi alle periferiche, quindi agli arti, a mani e piedi, e dopo soprattutto la seconda dose di vaccino si è particolarmente spaventato perché si sono intorpiditi, non riusciva a muovere mani e piedi, pensava di non riuscire neanche più a suonare la sua amata chitarra, quando poi ovviamente tutto dopo alcuni giorni è rientrato. Il problema è che c'è un pochino di disinformazione Sì, per molta. quanto riguarda i vaccini, le conseguenze. Poi tutte queste polemiche che sono state sollevate, credo che anche dal punto di vista psicologico chiudano un pochino, sai, le aspettative. Fatto sta che, insomma, ognuno di noi potrebbe reagire in modi completamente diversi, quindi ci può anche stare che, insomma, si ha un pochino di spavento. Fortunatamente i medici cercano anche un pochino di tranquillizzare i pazienti. Nel caso di Clapton, qui si parlava di uno, diciamo, dei timori più grandi degli artisti, cioè di perdere la loro qualità, la loro abilità. È comunque un uomo abbastanza anziano, perché dobbiamo C'ha dire, una certa. c'è una certa e ci possono stare delle problematiche, anche perché nel caso appunto delle neuropatie il livello è un pochino più alto di rischio. Però fortunatamente, insomma, pensando anche a Gianni Morandi, che invece, stando semplicemente nel suo giardino, ha rischiato di essere privato, diciamo, di uno degli strumenti principali della sua carriera, è un terrore un po' comune. È vero, anche se ugualmente, diciamo, anche per un cantante che fa della voce, soprattutto non solo un musicista, il suo dono maggiore è anche il Covid, quindi eventualmente poter prendere il Covid potrebbe essere comunque molto disabilitante, come ad esempio avere il fiato corto, non riuscire più a cantare, quindi ovviamente, come si dice spesso, i benefici superano Sì. i rischi, quindi il vaccino è assolutamente una cosa importantissima. Anche perché in questo caso parliamo appunto di una categoria a rischio come quella nella quale poteva essere inserito Eric Clapton, ma effettivamente in Inghilterra, che poi è stata un po' una nazione precursore della campagna vaccinale, che ha distribuito poi le prime dosi di vaccini, c'è stato un po', diciamo, un senso di ribellione, tant'è vero che un altro carissimo amico e collega di Eric Clapton, Van Morrison, oggi proprio dislessia con la Di parla,
Dalla, Van Morrison, ha pubblicato persino una canzone che parlava del Covid e del senso di ribellione a tutte queste restrizioni, che si chiama Stand and Deliver. Beh, giustamente, per rimanere in tema. Canzoni Covid, c'è stato qualche riferimento magari in qualche canzone, però canzoni Covid non mi sembra di averne sentite. No, le stanno conservando per quando passerà, perché insomma è... Volente o nolente passerà questo momento, quindi ci vorrà un po' di tempo, però sicuramente resterà impresso nella memoria di tutti, lo potremo raccontare e chissà, magari resterà anche nei libri di storia come la spagnola. Fatto sta che insomma è normale avere un po' di paura, però l'importante insomma è non creare allarmismi, perché quando questo annuncio, questa preoccupazione viene da pilastri della musica o pilastri del mondo dello spettacolo, insomma l'eco è abbastanza forte, quindi bisogna stare attenti a quello che si dice. Nel suo caso, parlando di una problematica privata, ha fatto bene anche a dire quello che potrebbe poi succedere. Però ce ne sono stati diversi, perché nel mondo dello spettacolo tanti artisti hanno ricevuto il vaccino e hanno dimostrato come in realtà le sintomatologie siano poi diverse, dipende certo. Un pochino da quelle che sono anche le patologie di base. Anche chi non ne ha potrebbe insomma riscontrare qualche problematica, quindi non bisogna generalizzare. Mai, anche perché effettivamente quando parliamo poi di cantanti, musicisti, artisti internazionali, i loro messaggi hanno sempre una cassa di risonanza fortemente maggiore rispetto ad altri personaggi, quindi ovviamente dovrebbero ponderare ancora meglio ciò che dicono, il messaggio che veicolano. Però sai, a volte lo fanno per ricevere anche un pochino di attenzione, perché ritrovarsi soli in queste situazioni è comunque abbastanza triste, abbastanza problematico poi uscirne, quindi magari parlarne è il primo passo per affrontarlo. Fatto sta che insomma lui solo non è, perché è circondato da tante persone che gli vogliono bene, poi ci sono i fan, quindi insomma è stato una sorta di confessione, in questo periodo ne abbiamo viste tante. Elvira, oggi è stata una giornata anche particolare questa mattina, perché è venuto a mancare Franco Battiato, visto che siamo in tema musicale, un esponente fantastico della musica italiana, non solo nella nostra nazione ma anche nel mondo, che vanta veramente tantissime tra collaborazioni, cover, un artista visionario già per la sua età e quando ha iniziato con un genere musicale assolutamente innovativo rispetto ai tempi, ma che è veramente nel cuore di tutti. Sì, è nel cuore di tutti, ma poi soprattutto della nostra generazione e di quella precedente, insomma, ci ha accompagnato con queste canzoni che è impossibile non conoscere, perché in un modo o nell'altro le abbiamo sempre sentite, erano magari la base di qualche film o addirittura in molti casi anche di pubblicità, quindi è un modo anche questo di poterli ricordare. Questi ultimi 2 anni sono stati un po' particolari, perché hanno portato via tanti artisti, e devo dire questa cosa mi preoccupa un po', perché con quello che sta succedendo non credo che riusciremo ad avere artisti dello stesso calibro. Nel caso di Battiato è comunque una perdita molto forte, perché non era anzianissimo, 76 anni, quindi non era proprio anziano, però almeno se n'è andato via portando con sé e lasciando poi anche in eredità agli altri una grande cultura musicale. È vero, una bellissima eredità veramente per tutte le generazioni, canzoni senza tempo che continuiamo a vivere ovviamente anche nella nostra quotidianità. Noi cambiamo argomento, perché altrimenti come sempre sforiamo, ma ormai anche la nostra saggia regia lo sa e vi abbiamo detto, alterneremo argomenti un po' più impegnativi, argomenti un po' più leggeri. Infatti in questi giorni si è festeggiato un compleanno, abbiamo parlato settimana scorsa del compleanno di Chiara Ferragni, di questa festa in grandissimo stile, in questa masseria con amici, parenti, piscina, mare, tutti ustionati con questo sole bollente, le polemiche e così via. C'è stato un altro compleanno importante, quello di Elettra Lamborghini, che ha compiuto 18 anni. Ecco, esattamente, che ha compiuto, così come recitava la torta e possiamo vedere in grafica, soltanto 18 anni, che in realtà erano 27, infatti giovanissima, cioè già un matrimonio, già una carriera lunghissima, 27 siamo anni. Siamo noi in ritardo e questo è il problema. No, veramente fantastica, quando dici ah sembra giovanissima, perché in realtà lo è, vive tantissime vite nel frattempo, però è ancora giovanissima. Sì, è stato un compleanno
compleanno che un pochino ci ha anche per il suo modo di fare, come se l'avessimo festeggiato con lei, perché a parte insomma tutte le condivisioni che ci sono state, però è stata una giornata molto particolare, anche perché le dediche che le sono state fatte insomma rispondono anche un pochino a quella che è l'opinione pubblica nei confronti di Elettra Lamborghini, che nonostante insomma la triste edizione dell'Isola dei Famosi mantiene comunque alto la sua reputazione, e quindi è una cosa che almeno fa piacere, perché sai, a volte quando si partecipa a programmi televisivi che non hanno grande successo, come nel caso di Zorzi, si resta macchiati. Esatto, almeno non l'ha peggiorata sì. La sua reputazione o comunque l'idea che tutti avevano di lei, anche perché non essendo stata comunque un'edizione particolarmente bella o che resterà nella storia per qualcosa in particolare, poi ne parleremo dopo con vari aggiornamenti, però lei comunque si è confermata a se stessa, sì. Non ha dato retta a nessuno, ha confermato il suo modo di fare, molto schietto, simpatico, ovviamente si è dovuto un po' ridimensionare considerando il contesto, però non si è mai snaturata. Ha scherzato con Ilari, con Iva, ha comunque creato subito un bel legame anche con Zorzi, con tutti, quindi è sicuramente tra le più amate del momento. Sì, ha avuto una sorta di evoluzione da questo punto di vista, perché all'inizio si era presentata come la classica ragazzina spocchiosa che grazie ai soldini di papà riusciva insomma. Che ostenta un po' i beni sì. Di lusso, le case, la macchina, le cose firmate, è vero. Poi invece è cambiata, è diventata un pochino più matura e ha fatto vedere anche un altro lato di sé che forse riservava i più intimi, però questa cosa devo dire che l'ha avvicinata molto al pubblico e ha fatto sì che venisse amata poi da tutti. Ci sono delle ragazzine che impazziscono per lei. Vero. E anche gli adulti, insomma, più che altro ti rallega la giornata, dovremmo averla in ogni momento, soprattutto in quelli di tristezza, perché la leggerezza che la contraddistingue è sicuramente un valore aggiunto. È vero, è molto simpatica ed è bello anche il rapporto con il marito, Afrojack, il noto DJ internazionale, poi mi ha fatto morire da ridere perché ha pubblicato tutte queste storie nel weekend del compleanno, di questa festa con i parenti, della torta, buon compleanno Elettra 18, e poi alla fine di queste innumerevoli storie ha fatto un'altra storia dicendo: volevo ricordare a tutti che in realtà il mio compleanno è domani. Ecco. Quindi, perché forse per i parenti che comunque stanno all'estero e così via ha dovuto festeggiare in anticipo per avere tutti, però in realtà il compleanno era il giorno dopo, infatti poi il giorno dopo ha postato i vari auguri, i vari festeggiamenti, il regalo che ha avuto, come possiamo vedere anche dalla grafica, questa bellissima borsa, quindi tutte queste cose, però il giorno dei festeggiamenti era rigorosamente errato. Sì, il giorno era errato, però insomma c'è stata un po' di confusione, perché tra i vari festeggiamenti anche lo stesso Afrojack insomma ci ha mandato fuori strada, però è stato comunque un modo carino, divertente per poter festeggiare questo compleanno. Fatto sta che insomma quello che mi colpisce di più di lei è come rompe determinati tabù, perché anche in relazione ad esempio all'aspetto sessuale o ad alcuni dettagli tipicamente femminili, riesce anche a metterli in chiave ironica e a dare un messaggio abbastanza importante, e da questo punto di vista l'aiuta molto anche il compagno, perché marito, perché insomma sembra che si siano trovati nonostante le altezze. È vero, altezze diverse però assolutamente due anime gemelle, un bellissimo fidanzamento sfociato poi in un bellissimo matrimonio che è stata veramente una festa sfarzosissima, bellissima, anche romantica, perché poi sembra così aggressiva con questi piercing, con questi tatuaggi che poi sta anche rimuovendo, però si nasconde un animo veramente dolce, gentile, romantico, nobile, l'amore per i cavalli, per i suoi cagnolini, per i bambini, queste foto che pubblica sempre da piccola, quindi veramente lei è molto molto carina. Sì, anche se iniziano già le polemiche, perché tutti si stanno domandando quando arriverà un pargoletto. Che ansia! È tutto ovunque quando si ha un matrimonio, tutti si aspettano. Lei l'ha detto che in realtà quest'anno di pandemia è stato di stop, però la sua volontà al momento è tornare a cantare, a fare album e fare un tour. Quindi secondo me ovviamente con la doppia carriera, entrambi poi quando si ripotrà lontani, è un po' possibile, anche perché è giovanissima, quindi c'è tutto il tempo del mondo pensare adesso ad un figlio. A parte, ma poi insomma si stanno godendo anche un pochino questo matrimonio, sì. Perché è stato tutto un pochino lampo, perché non ce l'aspettavamo, però effettivamente hanno rotto un pochino quello schema che è un po' da
tipico insomma, del mondo dello spettacolo, vedere magari donne che arrivano all'altare già con un pancino, quindi ha rotto un pochino questi schemi, ha dimostrato come in realtà ci fosse realmente amore e che vogliono andare per step, quindi è stato abbastanza importante come messaggio. Brava Elettra, bravo Afrojack, noi ci fermiamo per la solita pubblicità di qualche minuto e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ritrovati amici di Gossip Mania e non solo, anche amici di Teleprima, amici di Elvira, amici di Alessia, amici del chiacchiericcio pomeridiano che va poi nella sera, perché noi diciamo sempre buon pomeriggio, però ormai per quando terminiamo più o meno alle 19:10 si è fatta anche un po' sera, almeno orario aperitivo, non solo Sì. orario tè, passiamo da tè, biscottini all'aperitivo, Anche perché quindi. ora si può, Esatto, quindi rigorosamente dopo aver guardato Gossip Mania, Ovviamente. poi andiamo anche in replica ovviamente, quindi avete poi tutto il tempo. Abbiamo detto che alterniamo argomenti seri, argomenti un po' più leggeri, quindi torniamo su una tematica più importante. Uno dei personaggi, ne parlavamo anche poco fa durante la pubblicità a microfoni spenti, che amiamo di più. Non solo veramente bravo come doppiatore, come attore, ma soprattutto un personaggio versatile, simpatico, che non si prende mai sul serio sui social. Ho iniziato a seguire le sue pagine, veramente muoio dalle risate ogni giorno. Parliamo di Luca Ward, bravissimo doppiatore che ricordiamo poi nei film più famosi, Gladiatore, Pulp Fiction, ma che è stato poi molto riconoscibile nella sua carriera anche di attore, a teatro, varie interpretazioni, quindi veramente una carriera poliedrica che ha deciso di pubblicare il suo primo libro, la sua autobiografia, possiamo dire, da un titolo veramente geniale, cioè Il talento di essere nessuno. E questo risponde anche un pochino alla sua persona, perché effettivamente ha dato la voce a tante persone, a tanti attori, però effettivamente è riconosciuto soltanto, almeno soprattutto per le ultime generazioni, per essere la voce di. In realtà dietro c'è tanto, ci sono tanti studi, ci sono tante produzioni, ma soprattutto c'è anche un interesse dal punto di vista politico, perché insomma ha dimostrato di essere molto attivo anche in questo campo e ogni commento che fa, devo dire, è anche azzeccato al tempo che viviamo, ma anche alla tematica. È vero, lui ha 60 anni, ha raccontato un po' non solo in questo libro, ma anche in numerose interviste la sua vita che è cambiata anche quando si è reso conto di dover fare qualcosa per dare un futuro migliore ai suoi figli, quindi per non restare in silenzio davanti a ciò che vede nel mondo e che non va bene, soprattutto in questo periodo di pandemia, ma soprattutto lo ripeto perché è importante, perché parliamo spesso, sempre, possiamo dire, di un uso dei social completamente Sì. sbagliato, quando poi vediamo una personalità importante, anche adulta, quindi che può essere anche un po' lontano dal mondo dei social, ma che ne fa un ottimo utilizzo scherzando, ma dando sempre quella scintilla per dare il via a un ragionamento, è bene sempre sottolinearlo. Certo, anche perché non sono mai parole scontate e banali ed è difficile oggigiorno trovare chi sia in grado anche di cogliere il punto di vista del popolo, diciamo così, perché i rappresentanti del mondo dello spettacolo solitamente vengono posti su un piedistallo, sono intoccabili e qualsiasi cosa dicono è corretta. In realtà i veri personaggi dello spettacolo sono coloro che non hanno paura di esprimere quello che pensano. L'importante è farlo con educazione e magari, come l'ha fatto anche lo stesso Fedez, sbarellando un pochino l'opinione pubblica.
Diciamo che nel caso di Luca Ward la sua carriera è stata costellata da tanti successi, però della sua vita privata abbiamo saputo sempre molto poco, solo piccoli dettagli che ha deciso poi di rendere noti e di cui poi parleremo a breve, che effettivamente insomma fanno capire come in realtà lui sia stato proiettato molto dal punto di vista professionale e non ricercava quelle frivolezze che invece ricercano le influencer moderne. Eh sì, dettagli che poi sono venuti allo scoperto perché ha deciso di parlarne proprio in riferimento a ciò che in Italia non va, meccanismi che soprattutto quando vanno a toccare le persone care, la salute, devono essere sempre messi in primo piano e deve esserci anche una denuncia quando c'è un piccolo pezzo di un ingranaggio enorme che poi non funziona. E questo è il caso, l'abbiamo detto, lui ha 60 anni, ha 3 figli, tra cui c'è anche Luna, sua figlia, che ha una sindrome, un morbo, la sindrome di Marfan, che provoca veramente tanti tanti problemi. Soffre di questa sindrome da quando era piccolissima e ha dovuto subire un'operazione che le era stata già praticamente messa in programma e che doveva effettuare dopo l'età dello sviluppo. Questa operazione prima doveva essere effettuata in Francia, poi in Italia, tanti ritardi, tante problematiche che Luca Ward ha spiegato benissimo in un'intervista. Ovviamente sono cose molto molto delicate, quindi vi rimandiamo poi alla lettura della stessa perché sarebbe impossibile riparlarne con la stessa precisione. E ha parlato anche delle sue sensazioni in merito alle parole molto spesso di chi sapeva di questa problematica, che molto spesso si nascondeva anche dietro alle frasi fatte: non ti preoccupare, andrà tutto bene, non ti preoccupare, supererai anche questa. Ma come si fa a superare in quel momento anche solo vedere la persona che hai di più cara al mondo che sta soffrendo e appunto questo ingranaggio che non funziona può mettere a repentaglio persino la sua vita? Questa operazione poi ci sarà, ha spiegato, in tempi brevi, poi a Roma alla fine di tutto questo giro per l'Europa, speriamo ovviamente che possa andare bene, ma veramente si è confermato, oltre che un professionista straordinario, anche un papà fantastico, una persona anche veramente veramente bella. Sì, anche perché non si è mai preparati a quello che poi la vita ci pone davanti, nella questione dei ritardi, della pandemia e così via, è un problema che insomma purtroppo c'è stato e c'è ancora. Però in Campania devo dire che stiamo rispondendo abbastanza tutto bene. Sembra tutto sotto controllo per il momento, nonostante mi continuino a chiedere: ah, ma ti sei vaccinata? Ora non lo so, perché no, pensano che sia over 40, 50, no, 60. È giovanissima quella Alessia. Su. Non è arrivato ancora il mio momento, diciamo. Non rientra nelle categorie degli ultimi esatto decreti, quindi dobbiamo aspettare. Fatto sta che, insomma, nel caso di Luca Ward, queste problematiche, a volte si tratta anche di velocità, questione di tempo. Il ritardo anche di una sola settimana, di un mese e in questo caso anche di un anno può portare anche delle conseguenze abbastanza critiche. E nel caso poi della piccola Luna è anche difficile cercare di dare sostegno poi ad una ragazzina che effettivamente insomma non ha fatto nulla di male, ma nessuno fa qualcosa di male per ricevere poi questo resoconto dalla vita. Fatto sta che il fatto che si possa effettivamente risolvere è un'opzione molto lontana. Però con questi piccoli interventi potrà comunque avere una vita abbastanza normale. Il papà ha dimostrato di avere poi grande forza, perché la forza che poi devi trasmettere anche a tua figlia, e devo dire che dal punto di vista familiare sono molto uniti, quindi vero, di solito le malattie allontanano un pochino e solo in alcune situazioni avvicinano, perché sai, non si è mai pronti ad affrontare un percorso del genere insieme. Invece è bello vedere come in realtà il focus sia sempre solo l'amore per i figli e per la propria famiglia. È verissimo, tanto tanto amore e soprattutto combattere, non mollare mai, anche per i propri diritti, anche per il diritto alla salute, denunciando ciò che ovviamente non va nel sistema, così come ha fatto Luca Ward e come ha scritto anche delle sue sensazioni nella sua autobiografia. Vi abbiamo detto argomento serio, argomento molto molto leggero, perché ne dobbiamo parlare, perché continua a succedere veramente di tutto, però in chiusura, perché ovviamente come abbiamo detto prima non è stata un'edizione dell'Isola dei Famosi che passerà alla storia. Non ci piace
particolarmente, cercano di rivitalizzarla veramente in qualsiasi modo. Devo dire però che con l'ingresso di Ignazio Moser qualcosa si è smosso. Sì, anche perché in base ai social le votazioni vedono al primo posto lo stesso Moser, quindi pare che insomma stia un pochino rivitalizzando non soltanto l'isola, però anche gli umori di chi è a casa. È vero, è vero, anche perché effettivamente c'è stata poi una rissa prima della puntata, un litigio che poteva sfociare in qualcosa di più grande, che ha avuto come protagonista proprio Ignazio Moser e Matteo Diamante, che non è Damante ma è Diamante soprattutto, non confondiamolo, questo nuovo naufrago che è entrato da poco proprio nel cast dell'isola. Ovviamente motivi molto molto futili, le nomination, tu sei falso, no tu di più, non mi hai detto questo, non mi hai detto quell'altro, e si è schierato un po' il team Cerioli Moser contro Diamante, anche perché poi al contempo è nata una bella amicizia tra Cerioli e lo stesso Moser, ormai dormono insieme, sì, così come ha detto anche alla stessa Ceciu, c'è veramente una bella intesa. Sì, almeno Cerioli si è un po' risvegliato da questo torpore, ha perso tantissimi chili, incredibile. Tornata la tartaruga finalmente, perché eravamo preoccupati, tu la settimana scorsa non hai nemmeno dormito, devo dire che insomma almeno Cerioli si è risvegliato da questo torpore e forse è ritornato anche alla realtà. Diciamo che vogliamo giustificarlo dicendo che forse l'impatto con l'isola è stato molto forte, quindi bisognava un attimo ambientarsi, cose che non sono successe con Moser perché è partito proprio in quarta e sta creando scompiglio, però almeno si sono svegliati un pochino tutti, lottano per le nomination, che è già un motivo di per sé molto comune in questi reality, però almeno non litigano sul cibo, che è già un punto. Sì, già va meglio, infatti, sotto questo punto di vista, anche se veramente sono dimagriti tutti, Valentina Persi, anche ha perso tantissimi chili, Fariba, veramente hanno sofferto tanto, tanto la fame rispetto soprattutto alle scorse edizioni. Conclusione su Ignazio Moser, devo dire, come ho detto poi ieri anche alla mia mamma, che Ceciu lo segue tipo mastino napoletano dallo studio, ma è come se fosse lì, perché ormai organizzano giochi insieme, lei dallo studio e lui dall'isola, organizzano siparietti, lei poi sempre più la sosia di Belen, persino nel taglio di capelli, nella voce, nelle movenze, quindi proprio proprio identica. Sì, ha perso un pochino la bussola, perché non ha più, prima almeno aveva una sua personalità, adesso non ce l'ha più. Vero, ho detto la stessa cosa anch'io. E questa cosa è abbastanza preoccupante, perché insomma di Belen ce l'è una, tutte le altre sono nessuna. Eh sì, ma anche perché, come ho detto ieri a mia madre, ovviamente dovendo scegliere tra le due si sceglie comunque sempre l'originale, quindi può essere un buon rimpiazzo nel momento in cui è incinta, quindi non può fare varie cose, però Belen è sempre Belen. Ma anche da incinta insomma attira l'attenzione con questi scatti bollenti che fa. Nel caso insomma di questa coppia, spero che insomma durino un pochino di più, perché le situazioni, le crisi che ci sono state potrebbero anche riemergere. Visto che Moser sull'isola insomma pare aver attirato molto l'attenzione delle donne. Sì, è verissimo. Quindi, insomma, ci stai attenta, perché non si sa come va a finire. Ma infatti lei proprio si è dichiarata ingelosita proprio nella puntata di ieri, e lui infatti ha ribadito: io dormo solo con Cerioli, sto solo con Cerioli, quindi stai tranquilla, che poi mai stare tranquilli. Sì, effettivamente non si sa mai quello che può succedere, ragazzi. Esatto, mai dire mai, stai sempre attenta, mi raccomando. Noi ovviamente attenzioneremo tutto ciò che succede in settimana e non solo, perché siamo in chiusura, cara Elvira, è volata anche questa puntata, questo appuntamento. E non possiamo fare altro che vederci domani. Ci vediamo domani, sempre 18:30 su Teleprima e streaming, live sui nostri canali social. Mi raccomando, grazie mille Elvira, non ti ho ringraziato oggi. E ci vediamo domani, buon pomeriggio.